Ciao a tutti, sono Margatti, il responsabile della sezione tecnica Bike Italia e in questo video andremo a rispondere a una domanda che è molto comune in tutti i ciclisti. La visita biomeccanica serve? È davvero importante o è solo una fregatura di soldi, in sostanza? Allora, partiamo da un concetto. La pedalata è un gesto alla quale il nostro organismo non si è adattato. Noi siamo nati, evoluti nel corso della storia per camminare, per correre, per saltare, per lanciare, erano tutti gesti motori, schemi motori che i nostri antenati hanno sviluppato per sopravvivere. La pedalata no. È un gesto che alcuni studiosi hanno definito come innaturale, cioè un gesto che il nostro corpo non è predisposto a fare. Quindi stare su una bicicletta presuppone la capacità dell'organismo, soprattutto se la posizione è molto aggressiva e performante, la capacità di adattamento. Il problema è che noi, ciascuno di noi, è una persona a sé stante, quindi è molto individuale, e la capacità di sostenere una data posizione è altrettanto individuale. Ci sono persone che possono sostenere una posizione anche molto aerodinamica per tanto tempo senza alcun problema, e persone che dopo pochi secondi sviluppano problemi, dolori cervicali, addormentamento perineale, dolori lombari, tantissime cose. Quindi la visita biomeccanica è importante per tutte quelle persone che non solo vogliono fare gare, non solo vogliono vincere, ma anche vogliono stare bene in sella, vogliono fare tante ore in bicicletta senza accusare problemi, appunto perché la visita biomeccanica va a ottimizzare la posizione in sella, ma lo fa basandosi sulle caratteristiche proprie dell'individuo. Non lo fa prendendo uno schema predefinito, non lo fa seguendo i dettami di un software, non lo fa seguendo la posizione del professionista di turno, quello più vincente in quel momento, ma la posizione biomeccanica, la visita biomeccanica fatta seriamente da una persona competente, valuta per prima cosa chi siete, come siete messi a livello di postura, se avete una spalla più elevata, per esempio un bacino ruotato, e a livello di flessibilità muscolare, come sono contratti oppure lunghi i vostri muscoli, e da lì va a ottimizzare la posizione, quindi va a regolare la bicicletta affinché le vostre caratteristiche siano perfettamente compatibili con quella posizione. Per cui la visita biomeccanica, vi ripeto, se fatta da una persona competente, che quindi abbia esperienza, ma soprattutto abbia competenze e magari un percorso accademico in fisioterapia, scienze motorie, podologia, comunque che sappia di anatomia, di movimento umano, è sicuramente vantaggiosa. È sicuramente un ottimo investimento per migliorare non solo la performance, non solo per arrivare primi, ma anche per migliorare il godimento, per stare bene in sella. Quindi sicuramente, se fatta bene, la visita biomeccanica per un ciclista è un ottimo investimento.